Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Ambientiamoci. Come potete immaginare e come abbiamo detto nelle scorse puntate, da oggi inizia lo speciale sul Congresso Nazionale di Legambiente. Siamo qui infatti al CUS Bari e stiamo per assistere al congresso. Noi saremo qui presenti tutte e tre le giornate e cercheremo di carpire notizie, bloccare sia soci sia i vari delegati e soprattutto le personalità che interverranno. Ci sarò io con tutte le altre ragazze, da Alba alla stessa Barbara, tutte le ragazze che abbiamo visto durante le nostre puntate e anche qualche maschietto, ovvio, perché anche la parte femminile va giustamente salvaguardata. Quindi vi aspettiamo qui e seguiteci in questo viaggio durante il Congresso Nazionale di Legambiente a Bari. Ciao! Buongiorno a tutti e benvenuti al Congresso Nazionale di Legambiente che si tiene a Bari quest'anno. Ecco i nostri primi arrivati e siamo lieti di presentarvi Ermete Relacci. Insomma, siamo curiosi di sapere com'è stato l'impatto con la situazione, il primo impatto di questo Congresso Nazionale. Cosa le sembra? Quali sono le aspettative? Beh, innanzitutto i nostri buoni rapporti in Alto Logo fanno sì che è una bellissima giornata. Siamo sul mare, il porto è bello e io adoro il mare. Ero stato a Bari anche qualche settimana fa, un'iniziativa sulla Green Economy e penso che questo congresso, oltre a essere un congresso in cui si ragionerà a fondo su cosa fare per difendere l'ambiente e la salute dei cittadini, il nostro futuro sarà anche il congresso di un'altra economia, cioè dell'idea che l'Italia ce la può fare se fa l'Italia, se scommette sull'innovazione, sulla qualità, sui territori, sulla coesione sociale, sulla Green Economy. Anche la Puglia può fare molto. L'ultima indagine che è stata realizzata dalla Fondazione Simbolo e dall'Union Camere fa registrare in Puglia oltre 25.000 imprese che in qualche maniera investono in questo settore, non solo risparmio energetico, fonti rinnovabili, ma edilizia di qualità, qualità nell'agricoltura, filiere del Made in Italy che diventano più avanzate proprio perché scommettono sull'ambiente. In un momento difficile è questa la via per rilanciare un'economia che al tempo stesso è competitiva e attenta alle ragioni dell'uomo. Buongiorno, siamo al Congresso Nazionale di Legambiente e con Poggio, il dottor Poggio, che ha sempre sostenuto la questione della mobilità in Italia. A che punto siamo in Italia con il discorso della mobilità sostenibile? Ciao, grazie a tutti. Beh, qui ci sono delle auto che sono elettriche, le abbiamo chieste a una società produttrice per farle vedere. Perché? Perché oggi c'è una trasformazione radicale nel modo con cui ci muoveremo nel prossimo futuro. Le tecnologie stanno facendo passi da gigante. Quello che ci interessa è non avere più i mezzi di proprietà, cioè avere mezzi pubblici che funzionano, ma poi appena scendo dal mezzo pubblico posso avere quello che in gergo tecnico si dice micro mobilità a domanda, cioè la bicicletta perché mi serve lì per fare non più di 2 chilometri e sotto i 2 chilometri conviene la bicicletta perché si arriva assolutamente prima. Ci sono delle salite, sono difficoltà, pedalata assistita, motorini elettrici. Poi dopo cosa ci sono? Beh, ci sono una caterva di strumenti di mobilità. Avete in mente il bike, quello con le due ruote parallele invece che uno di fianco all'altro? Uno dice, com'è che sto in piedi? Beh, se tu invece le ruote le metti così, stai in piedi. È la stessa roba. Funziona, è eccezionale. E poi se non ci sono le due ruote, ci sono le tre ruote, i rickshaw. I rickshaw con la pedalata assistita si stanno diffondendo anche in Italia. C'è solo una litigata perché con l'uso pubblico ti dicono che non è possibile. Bene, affronteremo anche questo perché...
perché in questo modo gli studenti olandesi ad Astana arrotondano i loro introiti anche in questo modo. E poi dopo c'è il car sharing, ormai in diverse città d'Italia ci sono. Alla fine con una collezione di tessere, anzi magari con una tessera sola con tutta l'elettronica dentro, io posso accedere a tanti strumenti di mobilità diversi. È quello che stiamo facendo a Milano. A Milano Legambiente ha fatto la convenzione con tutti e in comode rate, zero interessi, su un conto bancario con 34 euro io sono abbonato a tutti i tram della metropolitana di Milano, sono abbonato alle macchine del car sharing e ho anche le biciclette del bike sharing. Insomma, c'ho tutto in 34 euro al mese con la tessera di Legambiente. In questo momento di crisi dello Stato italiano con il governo tecnico, cosa succederà per quanto riguarda appunto la mobilità? Cosa si aspetta che possa succedere? C'è due cose che possono succedere. La catastrofe, perché i tagli drastici che hanno fatto al trasporto pubblico locale con il passato governo fa sì che o raddoppiano tutti i prezzi dei treni oppure dimezzano i treni, e questa è solo la catastrofe. In alternativa? Beh, in alternativa c'è invece che il trasporto pubblico regga e quindi per piacere aumentate le accise sulla benzina piuttosto, ma non toglieteci altri soldi dalle nostre tasche e soprattutto teneteci almeno i prezzi degli abbonamenti dei mezzi pubblici bassi. E poi noi proponiamo, è un'anteprima, perché dopo ne parleremo al congresso, la manovra della famiglia. La manovra della famiglia sulla mobilità cosa può essere? Beh, laddove il trasporto pubblico è decente, si venda una delle auto di famiglia. Un'auto in famiglia costa nelle grandi città circa 6.000 euro all'anno. Perché per esempio nella mia città, Milano, il posto auto in un garage collettivo costa almeno 150 euro al mese, il che vuol dire grosso modo quasi 2.000 euro all'anno. Poi dopo c'è il bollo, l'ammortamento e poi dopo almeno 500 euro di benzina. Guardate, fatevi i conti, alla fine siamo intorno ai 6.000 euro all'anno. Se io prendo l'abbonamento che dicevo prima, 34 euro al mese a fine anno sono 400 euro, prendo il taxi una volta alla settimana oppure in alternativa il car sharing e pago i chilometri, 1.000 euro diciamo così in vacanza per noleggiarsi una macchina, ho speso 3.000 euro, la metà. Ho risparmiato 3.000 euro su un bilancio familiare che nella media in Italia è 30.000 euro. E abbiamo inquinato di meno. Di risparmio e sono più libero, non ho il problema del pagare il bollo, le multe, l'assicurazione, eccetera, eccetera. Non sembra un mondo ideale così, non facciamoci tagliare sui treni. Va bene, la ringrazio e buon congresso. A tutti voi buon congresso, grazie. Buongiorno, qui siamo con Sergio Armenise, ex atleta del CUS Bari e ha partecipato alle Olimpiadi del 96 ad Atlanta. Allora Sergio, dopo aver affrontato queste grandi, diciamo, competizioni, come ti senti oggi a dover affrontare questa giornata piena di delegati qui nel CUS Bari? L'affronto innanzitutto, se voglio parlare sotto l'aspetto climatico, una bellissima giornata. Poi è ovvio che è sempre un piacere vedersi circondati da persone che arrivano un po' da tutta Italia, credo, vero? Sì, sì. Pertanto manifestazioni di carattere nazionale qui al CUS sono sempre i benvenuti. Benissimo, grazie Sergio, grazie. Buongiorno a tutti, siamo qui con il presidente di Legambiente di Trani. Come va questo congresso appunto nazionale? Questa è la prima giornata inaugurativa appunto di accoglienza. Beh, decisamente baciata dal sole la giornata, infatti questa è l'ospitalità migliore che la Puglia può dare al congresso. Dal mio punto di vista l'auspicio è che ci sia un clima
di giovialità, ma che veda soprattutto la collaborazione tra tutti i livelli della Lega Ambiente, tra i livelli nazionali, regionali che sono anche qui rappresentati, e la base di Lega Ambiente, spazio anche ai giovani. Certo, quindi vediamo, qui ci sono dei cassonetti, mi viene in mente quindi questa raccolta differenziata che comunque... In Puglia stenta ancora a decollare. Sì, è recente la pubblicazione del rapporto sui comuni ricicloni ed effettivamente solo pochi ancora riescono a raggiungere quelli che sono i livelli normativi. Io provengo dall'ABAT e sinceramente all'interno dell'ABAT i limiti sono di gran lunga inferiore a quello che dovrebbe essere imposto dalla legge. Anche qui il suggerimento è quello di passare quanto prima per quanto riguarda l'imposta TARSU dall'attuale regolamentazione a quella a tariffa, anche alla luce di quello che sarà il prossimo aumento regionale per penalizzare quelli che sono i comuni pigroni nella raccolta differenziata, magari passare a quello che potrebbe essere il sistema porta a porta per coinvolgere direttamente l'utente. Certo, lei è anche responsabile quindi dei progetti internazionali? Sono responsabile dei progetti internazionali. I progetti internazionali ne abbiamo conclusi alcuni, ne abbiamo in piedi altri, soprattutto con il Medio Oriente, dei progetti di collaborazione che vedono tra loro collaborare Libano, Israele e Palestina. Certamente dei progetti alquanto audaci, ma sono il contributo che la Lega Ambiente Puglia e anche la Regione Puglia, che spesso è parte attiva, finanziaria in questi progetti. Un prossimo progetto che si vorrebbe cantierizzare è un progetto con l'Albania, comunque con i Balcani. Va bene, allora ringraziamo il presidente di Trani. Grazie a voi, ciao a tutti. Siamo qui col direttore di Nuova Ecologia, buongiorno. Buongiorno. Vorremmo sapere insomma come procede come la stesura diciamo, degli articoli di Nuova Ecologia e quali sono i propositi per diciamo, il rinnovo e il riutilizzo in genere delle energie rinnovabili. Volete avere qualche anticipazione sui prossimi numeri, mi sembra di capire. Sicuramente anche quello. Va bene, volentieri. Sbirciamo insieme dietro le quinte della nostra piccola ma efficiente redazione. Mentre siamo qua al congresso di Lega Ambiente è già andato in stampa il numero di dicembre, quindi ahimè non potremo raccontare, almeno sulla carta stampata, che cosa accadrà qui al CUS. Però lo racconteremo in diretta video sul nostro giornale online che è www.lanuovaecologia.it. Invece che cosa troverete sul numero che è in distribuzione fra poche ore, fra pochi giorni? Abbiamo lavorato sul tema delle alluvioni che hanno colpito ancora una volta, devo dire, l'Italia, questa fragile Italia. Abbiamo cercato di capire, visto che i cambiamenti climatici ormai sono in atto e le conseguenze sono acclarate, in che modo i nostri territori si possono adattare a questi fenomeni e prevenire i danni economici e soprattutto la perdita di vite umane. Quindi abbiamo cercato insieme ad alcuni esperti di capire in quale maniera le nostre città e i nostri territori si possono adattare agli sconvolgimenti climatici. È già diciamo un buon passo verso la prevenzione, perché come sappiamo qui in Italia diciamo ci fronteggiamo i problemi quando già le catastrofi sono accadute, quindi è molto importante che